scenderemo tutti i giorni. Saluti, bentrovati qui dalla chiesa di Santa Margherita in Borgo di Alberi, da Albori, borgo insieme a Raito di Vietri sul Mare, per la festa di Santa Margherita. In queste giornate siamo venuti qui perché questa è l'unica grande chiesa residuo, oserei dire, antico del culto dedicato a Santa Margherita. La santa arriva qua nel periodo iconoclastico primo e secondo secolo, Leone III di Sacco, portata dai monaci basiliani. La troviamo anche in altri luoghi, ma non in una chiesa così tanto bella e così tanto tenuta. Molto probabilmente è legato al, intanto Albori è sulla strada dominata dal Monte Falerio, inquadralo. Si vede solo la punta, eccolo. Giusto al di là della valle, Albori è qui perché? Perché è sul sentiero antico per raggiungere la badia di Cava dei Tirreni e quindi il versante interno della costa amalfitana. E qui perché c'è una famosa e benedetta sorgente di acqua fresca e pura. E qui sicuramente perché adesso con i sistemi urbanistici moderni si trova a essere quasi da appendice, si ci deve venire apposta. Quindi il paese si è conservato e si è conservata intatta anche la chiesa di Santa Margherita. Santa Margherita l'avevamo sotto la chiesa di San Giacomo a Praiano. Lì ci sono alcuni affreschi dedicati a Santa Margherita, ma è stata obliterata e poi è diventata San Giacomo di Praiano. Una piccola cappellina l'abbiamo a Piano di Sorrento, via Santa Margherita, la cappellina di Santa Margherita, ma patrona di una comunità parrocchiale come questa di Albori. Non c'è altro luogo come questo. Abbiamo chiesa di Santa Margherita a Salerno, sempre in questo. Quindi tutto ciò che cosa ci racconta? Che il culto di Santa Margherita, arrivati nei primordi del cristianesimo, questa martire sulla costa sorrentina e amalfitana, ha subito nell'arco degli anni delle variazioni. È sopravvissuta da qualche parte, mentre invece è stata obliterata e sostituita da qualche altro luogo. In un articolo pubblicato qualche giorno fa ne abbiamo raccontato queste evoluzioni, tutti i luoghi dove c'è questa Santa Margherita, Positano altrettanto, il quartiere di Fornillo, il grande borgo di Fornillo ha come patrona Santa Margherita e la chiesa di Santa Margherita. Non grande come questa, che la sua struttura architettonica antica la leggiamo in questo nartace a tre archi, tipico delle costruzioni romane antiche. Certo, il vestito che vediamo adesso è un qualche cosa che appartiene alla fine del Settecento, in questa ottica di grande rivisitazione di un po' di tutte le chiese vestite in maniera settecentesca. E ce lo raccontano le superfettazioni che vediamo in alto, no? La conchiglia, i due campanili al lato, ma questi tre fornici, questo nartace di attesa, questa piazza davanti, quasi ci riporta ai primordi della chiesa romana. Andiamola a vederla nell'interno, perché l'importanza e la ricchezza di questa comunità fece sì che alla fine del Seicento i dipinti della volta appartengono a Belisario Corenzio. Belisario Corenzio è un dipintore che vive a cavallo tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento. Si trova a Napoli quando arriva il Caravaggio e quindi è costretto a voltar pagina. Ma questo pittore di origine greca ha lavorato anche in queste contrade.
ciò ne denota la ricchezza, ciò ne denota la disponibilità di questa gente, l'importanza della sorgente dell'acqua e soprattutto il passaggio che si otteneva sulla strada per raggiungere la badia di Cava. Interrompi solamente. Sì.